Sì, sì, oggi 20 novembre, oggi 20 novembre 15:30 inizia la terza commissione consiliare, siamo sopralluogo qui al Teatro Verdi che è nato da richieste di vari consiglieri e insomma su gentile invito diretto del presidente Diego Fiorini che ci ha gentilmente invitato già quest'estate e poi nuovamente quando l'abbiamo rivisto, quindi abbiamo avuto occasione di riprenderlo. La presidente Mancini ha comunicato poco fa che non riesce a arrivare, probabilmente per la situazione marinese. Della situazione del meteo che ha portato a difficoltà e quindi è sicuramente molto dispiaciuta perché teneva questo incontro, ma presiderò io in qualità di vicepresidente. Ringraziamo prima di tutto per l'accoglienza, non è uguale incontrarsi dietro a uno schermo online o venire direttamente a vedere i luoghi, anche dal vivo, quindi lascerei direttamente la parola al Presidente, al Direttore. Prima l'appello. Ah certo, prima va fatto l'appello. Allora, Costa Caterina. Presente. La Croce Emilia, delega Ferrante. Presente. Maggini Andrea, delega Ciavarrella. Presente. Presidente Mancini, delega Vicepresidente Pagnin. Pasqualino Giovanni. Presente. Sichera Manuel. Presente. E Trapani Matteo. Presente. Ok, la seduta è valida. Prego, io quindi lascerei subito la parola al Presidente Fiorini. Allora, grazie di essere qua, io ci tenevo molto a questa cosa perché davvero incontrarci qua in teatro, nel luogo oggetto del nostro parlare e delle molte commissioni, è sempre più giusto, si capisce molto di più. E poi soprattutto ci si vede, ecco, io sono uno di quelli che vuol vedere le persone e quindi a me gli schermi piacciono poco. E quindi vi vorrei dire che potete venire qui ogni qualvolta lo ritenete opportuno, necessario, perché uno spazio, non ne abbiamo 2600, ma perché ora cominciano oggi. Infatti volevamo farla in palcoscenico, non l'abbiamo potuta fare perché hanno anticipato il montaggio della scenografia di Traviata, sopra cominciate le prove di regia, ora subito dopo qua ci sono ancora prove in questa sala, quindi insomma è un periodo di, perché c'è il debutto di Traviata, spero di vedervi, va in scena il 6 e l'8 di dicembre, è un allestimento molto bello. Storico che insomma si studia come uno degli allestimenti di Traviata più importanti dopo quelli del mio maestro, perdonatemi, perché dopo quelli di Zeffirelli sicuramente questo è quello più celebre e riconosciuto, quindi se avete la possibilità mi farebbe molto piacere vedervi. Ecco, io semplicemente vi volevo salutare e magari ecco cominciamo magari a se avete delle domande da rivolgermi, da rivolgere al direttore generale, io sono qua e come lo sono sempre a rispondere a tutte le vostre richieste, necessità, idee, anche suggerimenti. Io vorrei che da queste commissioni arrivasse anche qualche suggerimento, qualche ascolto delle persone. Io mi trovo spesso ad ascoltare le persone, mi fermano per la strada e mi dicono ma io vorrei far questo, mi piacerebbe che il teatro facesse questo. Ecco, mi piacerebbe ricevere da voi anche qualche suggerimento. Nella serie ho trovato una persona per la strada che mi ha detto che il teatro dovrebbe fare questo, manca di questo, o magari anche qualche complimento, perché ce ne sono tanti, perché il teatro è amatissimo, io mi sono accorto che il teatro è amato dalla città, era sconvolgente, è difficile che io riesca a fare un pezzettino di strada in borgo senza essere fermato almeno 10 volte,
per commentare l'Andrea Scinner che è andato in scena, lo spettacolo del Mattia Pascal, ma no, mi ha garbato tanto, perché qui no, è vero, la discussione, si trova sempre al bar il commento del... E questa è una cosa molto bella, perché vuol dire che la città lo sente, lo vive il teatro, eh? E a me piacerebbe che lo vivesse anche di più, con tutta una serie di iniziative. Ve ne dico una che è quella che mi sta più a cuore di tutti, e che ci stiamo anche ieri, abbiamo lavorato molto su questo, è un tema che ha visto tra l'altro anche un po' di movimento. Io non mi nascondo, hai dietro alle cose, chi mi conosce, Silvia lo sa molto bene, io non mi nascondo dietro alle cose perché non serve, non è il mio modo. Io la formazione tengo moltissimo. E quindi proprio ieri abbiamo avuto un incontro per due attività formative importanti. Esce un bando della Regione Toscana del settore cultura a cui parteciperemo insieme al Teatro di Cascina, coinvolgendo tutta una serie di piccoli teatri della nostra provincia, per un grande progetto dedicato agli attori e di residenze d'attori, quindi staranno sul nostro territorio in questo bando che deve ancora uscire, ma abbiamo già avuto un incontro con l'assessorato e soprattutto con i dirigenti, dovranno essere residenti qua, dovrebbero stare qua, cinque gruppi formativi per 10 giorni. Da svolgersi in un massimo di 6 mesi di attività formative riguardanti lo spettacolo e la performance teatrale, quindi si può anche inserire il canto, la danza e quindi ecco il legame tra il nostro teatro, che è un teatro di tradizione che non avrebbe la vocazione della prosa, ma ci si può inserire legandoci a Cascina, che invece ha la vocazione della formazione soprattutto dei giovani. Abbiamo partorito un progetto bello dedicato a che tratta i temi dell'adolescenza, è indirizzato a chi ha già un po' avuto, già avuto un percorso formativo dedicato agli alla figura dell'attore, quindi è una sorta di specializzazione. Quindi questo bando è un bando importante, ma cominciamo anche con l'attività formativa di macchinisti, elettricisti, attrezzisti e sarti. Con il mese di gennaio lo pubblichiamo, deve star fuori questo, anche questo interamente finanziato, quindi ecco, si può accedere anche con... e per il teatro può essere anche la possibilità, non vi nego, di recuperare qualche risorsa che può essere da questa attività formativa, che può essere introdotta magari nel mio intento questo, nel produrre magari qualche spettacolo al termine di queste attività formative, che possa magari girare per il territorio e poi in primis essere rappresentato proprio in questa sala, perché io vorrei che questa sala tornasse ad essere anche un luogo dove le realtà possono trovare uno spazio per esibirsi. Quindi pensate a tutte le compagini orchestrali, ora orchestra no, ma musica da camera, gli spettacoli di prosa, che non possono anche permettersi la sala grande, ma non perché il teatro chiede una fortuna, ma perché costa tanto. Costa tanto aprirla e fare spettacolo. Mio malgrado, l'ho toccato con mano, il direttore mi perché mi garberebbe dare la possibilità alle realtà di poter stare su quel palcoscenico, perché è una grande cosa. Quindi non è sempre così semplice trovare le vie, gli sponsor per arrivare a coprire quelle che sono le spese vive. Però queste attività formative vorrei che avessero proprio questa possibilità, quella di utilizzare questa sala e magari, se tutte le attività come io vorrei
si riunissero insieme, avessero come scopo la produzione di uno spettacolo, quindi i sarti realizzano i costumi, gli attrezzisti, le attrezzerie, tutti insieme per realizzare un unico progetto che magari può andare nella sala grande e poi girare un po' anche per i teatri che hanno, i teatri della nostra zona, che hanno tanta voglia di ricevere magari spettacoli, momenti, pensate ai periodi estivi, quindi stiamo vedendo di produrre questo Gianni Schicchi, che è un'opera piccola, sì, non è un colosso della lirica, però è un segno anche che ci dice che questo teatro può tornare a produrre, perché poi una delle cose che ho visto arrivando qua è che non si produceva niente materialmente, no? Le falegnamerie non funzionavano più, i macchinari erano messi da una parte, il magazzino, quella che era la falegnameria, era diventato appunto, scusate, un magazzino. Quindi ora abbiamo trovato i denari per sistemare questo magazzino, ripulirlo, sistemarlo, insomma ricominciare a produrre, che vuol dire dare vita, un po' di entusiasmo, un po' di quello che forse un po' mancava. Pensate alle persone che sono qua, che soprattutto del palcoscenico, che sono persone che hanno scelto di fare questo mestiere perché gli piaceva magari realizzare le scenografie, curare le luci e trovarsi sempre a ospitare gli spettacoli degli altri e non far mai niente, e magari sapere di essere capace di farlo una volta, due volte, tre volte, anni e anni, è mortificante, ve lo posso assicurare. Quindi se si riuscisse a mettere tutto insieme, infatti quando gli ho detto che ad alcuni di loro si erano disponibili a fare la formazione, sono felicissimi, e perché l'insegnamento, i ragazzi che cominciano questo percorso formativo vero, che poi questi mestieri dello spettacolo sono, si perdono, quindi, e ne abbiamo necessità, c'è un turnover continuo nelle realtà, penso soltanto a quelle toscane, no? Quanta ricerca c'è di queste figure, e non ci sono luoghi formativi, ormai è rimasto esclusivamente il Maggio Musicale, con Maggio Formazione che fa questo, quindi c'è grande richiesta, ma questa attività formativa dà appunto anche un po' di entusiasmo alle persone che stanno qua, che forse dicono, ma forse qualcosa so, no? Forse quello che ho fatto in tutti questi anni può essere anche raccontato e concretamente insegnato. Quindi ecco, queste sono le mie attività principali, oltre che mi sto molto sforzando di trovare denari per sistemare il teatro strutturalmente. Quindi ho sollecitato il sindaco ieri a firmare la convenzione con una realtà che ci paga il rifacimento delle due facciate laterali, quelle più grandi, e invece questa davanti era finanziata dal comune, ma con l'avanzo di gara riusciamo a fare anche la facciata sul retro. Quindi perlomeno, poi vi dico, ci sarebbe da fare tutti gli infissi, poi qui tanto abbiamo fatto. Il mio direttore ogni tanto sale che c'è un tubo rotto nuovo, insomma, perché il teatro comincia, anche se ristrutturato, dicono, ma è stato ristrutturato da poco, però era il 1989, quindi gli anni passano. Poi in dicembre presentiamo anche la ristrutturazione della biglietteria, perché non è più un luogo, io quando sono arrivato e sono entrato nella biglietteria ho detto, ma questi come fanno a lavorarci? Voi pensate che per aprire il cassetto, dalle cose che avevano dietro, perché avevano gli sportelli dei centralini, tutti i contatori, per aprire il cassetto si devono alzare, perché non li si apre nemmeno il cassetto. Insomma, e quando c'è il momento della vendita degli abbonamenti e magari sono in cinque dietro quello sgabuzzino, insomma, ora io capisco tutto, ma c'è anche un minimo di decenza. E allora rifacciamo utilizzando quella struttura, che è una struttura bellissima, la rigiriamo, insomma, riorganizziamo, e vorremmo approntare il bookshop, perché è una cosa che manca a questo teatro.
con la vendita dei libri, dei ragazzi. C'è in tutti questi anni, negli ultimi 20 anni, ma negli ultimi 10 anni in maniera particolare, sono uscite tutta una serie di pubblicazioni dedicate ai ragazzi, che sono bellissime, dedicate all'opera lirica, se si pensa a tutte quelle fatte dalla Cristina, ne ha fatti di bellissime, dedicate a tutte le opere pucciniane, verdiane, le figure tipo Maria Callas, in fumetto, veramente belle. Vanno moltissimo i libri pop-up con il teatro, chiesto un preventivo, vediamo un po' se riusciamo a farne uno con il nostro teatro. Molto bellino, racconto questa cosa, all'Opera di Parigi, quando 6 anni fa facevo le Troyen, sì, 6 anni fa, presentarono il libro pop-up dell'Opera di Parigi, dove i personaggini dentro erano i dipendenti storici dell'Opera di Parigi. Era divertentissimo perché l'avevano invitati alla presentazione, erano lì sul palco e le rivedevi piccinini così, compreso questo famoso direttore di palcoscenico, un pancione enorme così, che non era un personaggio tipo Don Pasquale o qualcun altro dell'opera lirica, ma era proprio il dipendente del teatro, che potrebbe essere simpatico. Penso al teatro, alle sue figure, qui ce ne sarebbero insomma di figure simpatiche da introdurre. Basta, poi io di Deno 8600, quindi insomma, anzi è il mio direttore che mi dà una calmata. Però stiamo anche cercando di raccogliere, ancora vi dicevo, un po' di sponsor. Ci sono un po' di aziende importanti che partecipano, e ne sono contento. Farmanutra parteciperà dall'anno prossimo con un contributo molto importante. E così il CEMES, il gruppo della famiglia Madonna, partecipa anche loro con un contributo. Stiamo vedendo, stanno facendo un po' di lotta le banche di Banca Mediolanum Popolare di Laiatico, ma forse le indirizzo su due cose differenti, le vorrei prendere da tutte e due. Ecco, insomma, così tanto per... però ho capito, perché andandogli a raccontare, che sono tutti contenti e appassionati del teatro. Insomma, questi soldi le danno volentieri. Qualcuno mi ha detto, ma perché non me l'hanno mai chiesto nessuno? Magari se le vai a chiedere per qualche cos'altro non te le danno, grande diffidenza, io ho un po' di esperienza. Però per il teatro, insomma, il teatro convince un po' tutti, ecco. Anzi, stiamo ragionando, visto il successo, l'aumento degli abbonamenti, stiamo ragionando, cosa non semplice, nell'aumentare le date. Nella prosa, cosa non semplice, perché servono le coperture economiche di tutto questo, perché lo sbigliettamento non copre, chiaramente, vi potete immaginare i costi della messa in scena. Però pensate il titolo che ora vi ho detto, Traviata, al di là di aver aperto, e credo che la Coltelli mi mandi tanti accidenti, assai, di aver aperto la prova generale non soltanto alle scuole, che questa è una cosa normale che facciamo da tantissimi anni, giustissimo, anzi va intensificata. Ieri si parlava con i formatori proprio di a tappeto coinvolgere tutte le scuole della nostra della città, e proviamo anche della provincia con un'attività formativa, e questo sai che il prossimo anno è una delle mie attenzioni. Ma ho aperto la prova generale a tutti i volontari delle associazioni di beneficenza che operano sul nostro territorio, anche perché lo trovo giusto dire tutte, pensate a tutte quelle che vi possono venire in mente, dire grazie a queste persone che lavorano tanto, spesso in silenzio, gratuitamente, ed è un po' un modo per ringraziarli, per dirgli grazie del lavoro che fanno. Qualcuno di loro porta anche, penso alla Casa della Giovane, che porta delle mamme con i loro bambini, penso a due RSA che portano gli anziani, ho una bella esperienza con loro, perché con l'altro mio metà, ovvero Fondazione Ceratelli, continuo a fare attività formativa nell'RSA, soprattutto con i malati di Alzheimer. È un'esperienza bellissima, perché sono strepitosi dell'opera lirica, ne sanno più di me, perché la sanno a memoria, al contrario di me, è incredibile.
questi anziani sanno l'opera lirica a memoria e sono bravissimi, perché se, e anche questa è un'altra cosa, vabbè, forse ce ne sarebbero 2000. Pensate che le ho coinvolte una volta in un laboratorio di stampa del tessuto. E allora si erano talmente tanto appassionate che questa stampa veniva bene. E io stavo producendo per l'Arena di Verona una Carmen, un riallestimento di Carmen, quella di Zeffirelli, e il coro delle donne ha delle gonne stampate, che erano in realtà prima damascate e ora invece sono stampate. E proposi al maestro Zeffirelli di fare questo laboratorio con gli anziani di Villa Isabella, questo è Lungarno. Insomma, sono andate in scena le gonne con le stoffe stampate dalle donne e due di loro sono riuscite a venire all'Arena di Verona e gli altri hanno ricevuto un messaggio video di Zeffirelli che le ringraziava. Vi dico, pianti, cose. Per vedere il loro lavoro, di queste persone che a quell'età lì forse si sentono utili a poco e anzi forse un fastidio, ed è una delle cose più brutte. Invece essersi trovate coinvolte in questo progetto, forse non ci credevano nemmeno loro fino in fondo, e poi quando hanno visto che le loro stoffe stampate erano diventate le gonne di quella Carmen, ancora Carmen va in scena con le loro gonne stampate. Quindi queste cose sono molto belle. Ora tutto non possiamo, e piano piano magari, però anche agli anziani, non soltanto ai giovani, dobbiamo dare un occhio. Però ecco, una mia fissazione, che è davvero una fissazione, oltre che al decoro di questo teatro, a cercare di renderlo ancora più bello, è la formazione ai giovani, la formazione ai mestieri dello spettacolo, che è la cosa che più di tutti mi interessa. Basta, perché vi faccio un soliloquio che nemmeno Geppi Gleiese si fa. Quindi se avete qualche domanda, è voglia. Grazie. Poi sentirei anche il direttore. Io ringrazio il presidente, mi presento anche se sono già venuto, ma se mi ha richiesto il nome vuol dire che non mi sono presentato bene. Scherzo, sono Giovanni Pasqualino, capogruppo della Lega. E ringrazio per questo invito importante. Noi ci siamo già stati con la commissione di controllo e garanzia, si è parlato d'altro, ovviamente questa è una commissione che parla di cultura, di istruzione, quindi di commercio, litorale, insomma di altro. E la mia domanda è proprio questa, inerente diciamo a questa commissione. Volevo capire se c'erano dei progetti in corso, se magari ci saranno dei progetti futuri per attirare i giovani o con le scuole per farli appassionare, no? A venire a teatro e quindi a diciamo utilizzare questa struttura, perché sempre meno giovani vediamo all'interno del teatro, questo ahimè ormai da tanti anni, quindi volevo capire se avevate qualcosa in mente a riguardo. Grazie. Sì, poi ci aggiungo una cosa. Allora, diciamo da 2 anni, diciamo nel 2023, nel 2024, il teatro ha prodotto e gestito direttamente un progetto di educazione al teatro musicale che ha coinvolto 5 istituti comprensivi, 684 bambini, 47 maestre, e che nel 2023 ha rappresentato la Bottega di Figaro in 4 recite. Il dato sono stati 1864 presenze paganti. I bambini hanno interpretato le parti corali del Barbiere di Siviglia, noi l'avevamo chiamato la Bottega di Figaro. E la stessa identica operazione è stata fatta l'anno scorso con l'Elisir di Dulcamara, un affare del genere, sull'Elisir d'amore. Il risultato è stato uguale, lo si ripropone quest'anno. Diciamo che l'anno scorso, come ha detto il Presidente prima, e tanto nel 2024 quest'anno hanno realizzato loro direttamente la scena
a scuola con i formatori, che con gli esperti, diciamo, che il teatro ha mandato direttamente negli istituti comprensivi, mentre nel 2023 è stato il nostro personale che dopo tanti anni ha realizzato dal 2008, mi hanno detto, mi pare, pertanto dopo 16 anni è tornato a realizzare un piccolo allestimento, pertanto l'attenzione da questo punto di vista c'è. Recentemente è stata, andrà, diciamo, in approvazione, tra breve, non recentemente, la convenzione con l'Università degli Studi, dove 12 alunni, 12 studenti universitari, non più alunni, frequentanti il corso di laurea in discipline dello spettacolo, acquisiranno dei crediti formativi presenziando alle presentazioni dello spettacolo di prosa. Questa veramente, diciamo, è un'attenzione che il teatro rivolge alla popolazione studentesca delle primarie e secondarie di primo grado, per intenderci elementari e medie. Ecco, oramai si dice, è molto lunga la dicitura, e anche nei confronti della popolazione universitaria. In più, come ha detto prima il Presidente, c'è la prova generale almeno di 3 delle 5 opere programmate, tant'è che Traviata è esaurita tra le associazioni, il mondo dell'associazionismo e del volontariato, e il mondo della scuola è andata esaurita in un batter d'occhio. Se posso collegarmi all'ultima domanda. Prego. Ci sono anche delle agevolazioni per i ragazzi? Assolutamente sì, assolutamente sì. Il costo del biglietto per la prova generale è 5 euro e comunque under 35, cioè non le ricordo tutte a memoria in questo momento, sono presenti sul libretto. Sconto scuola è 50%. Sì, 50%. Tranne la seconda galleria che c'è. Grazie. Prego. No, volevi aggiungere qualcosa? No, ma hai detto... Ah no, diciamo una cosa allora, prima, così diamo una notizia, quella... Così? Così. Quella che ti ho detto prima, ieri sera, questa notte, diciamo intorno alle 11, il Ministero ha pubblicato, diciamo, le assegnazioni, il FUS, ha pubblicato le assegnazioni, e per il terzo anno consecutivo vede il teatro in crescita. Io quando sono arrivato la prima domanda l'ho presentata nel 2022, erano 8 giorni, sono arrivato il 9 dicembre del 2021, il teatro aveva un finanziamento di 619.000 euro, con la pubblicazione di ieri, delle assegnazioni di ieri, siamo saliti a 773.000 euro, quasi 774, in quanto ho arrotondato per difetto, non per eccesso, ma il più vicino è 754, circa 156.000, 57.000 euro di aumento in 3 anni. Abbiamo avuto una media di 50.000 euro di aumento all'anno. Forse le cose, purtroppo bisogna dirle, non saranno così l'anno prossimo, se non verrà reintegrato il Fondo Unico dello Spettacolo, che ora si chiama Fondo Nazionale Spettacolo dal Vivo. Speriamo che possa essere reintegrato e riallineato ai valori del 2024. Sugli abbonamenti, come diceva prima il Presidente, l'altro dato, c'è stato veramente un incremento sorprendente per quanto riguarda... Era tormentato il mio direttore, tutte le mattine mi diceva... Ma non sì, è vero che ero tormentato. Siamo passati. Per quanto riguarda la prosa, nella stagione 2023-24 avevamo 1.011 abbonamenti, per la stagione 24-25 siamo a 1.090 abbonamenti, per la lirica eravamo a 537 abbonamenti, siamo passati a 640 abbonamenti, 103 abbonamenti in più. Da un pubblico giovane, veramente.
da un pubblico giovane, questo vuol dire che la proposta è stata ben apprezzata. Devo passare a lei, puoi dire tu? No. Sì, grazie. Io tanto aspetto le domande dei consiglieri, intanto se non ci sono facevo qualche considerazione così. Sì, anch'io vedo invece un grande interesse, un crescente interesse delle generazioni più giovani al teatro, a tanti tipi di teatro, perché chiaramente Teatro Verdi è al momento un teatro di tradizione, ha una sua esperienza, ma su Pisa ci sono anche tante realtà diverse con le quali, e anche sulla provincia. Il Presidente poco fa diceva di questo progetto, una delle mie domande era di capire meglio questo progetto perché mi sembra molto interessante. È stato bellissimo ieri, perché la direttrice, ci siamo trovati subito in grande sintonia, ed è portare sulla scena le problematiche, ma non degli adolescenti, ma non quelle cose insomma un po' retoriche che hanno anche poco appeal sul pubblico. È stata un'idea sì, è meglio perché sennò si sente poco. Un'idea molto bella che abbiamo avuto insieme dopo 10 minuti, quindi sintonia totale, anche aiutandoci l'un con l'altro, perché loro hanno chiaramente possibilità molto molto diverse dalle nostre, magari hanno spazi, hanno molti più spazi di noi, ma con tante difficoltà nel gestirle, quindi ci siamo anche scambiati un po' di aiuti, perché così si deve fare. Non si deve pensare di essere tutti divisi, si fa poco, quindi un'altra realtà pisana interessante, sono andato più volte, è la realtà del cinema nuovo, del teatro nuovo alla stazione. Hanno una programmazione diversissima dalla nostra, ma perché non si possa dialogare, no? Ecco, quindi è un aiutarci, scambiarci qualcosa in maniera tale da fare anche un trasbordo di utenti dall'uno all'altro, e perché no, come gli ho detto a loro, perché uno spettacolo non si fa da noi, dei vostri, anche se voi dite che non vi sentite all'altezza. Ecco, io non voglio sentire questa cosa, è una cosa che non... il teatro Verdi è chiaramente questa struttura strepitosa, no? Però non è che è una vetta inarrivabile, non so come dire, no? E invece ho sentito loro preoccupatissimi quando gli ho detto no, ma noi non ci sentiamo. E invece gli spettacoli sono molto belli, sono nate realtà interessanti, è lì. Quindi... Grazie. Grazie. Eccoci. No, poi pensavo che abbiamo anche realtà, no, nazionali, abbiamo i sacchi di sabbia, esatto. Qui a due passi, che sì, sicuramente sì. Sono una realtà che ben... Sì, questo è più semplice, no? Vabbè, ha avuto anche il Teatro Sant'Andrea di Persia, ha avuto una lunghissima collaborazione col Teatro Verdi, addirittura si svolgeva la danza, perché qui una delle difficoltà era... sempre stata la danza, no? Perché un po' ne abbiamo già parlato, ora non so se per quest'anno, cioè per non la stagione che viene, ma quella futura, avete immaginato qualcosa, io l'ho riportato già più volte questo tema, mi sta a cuore, perché c'è da una parte lo spazio è, diciamo, abbastanza adeguato, perché è uno dei teatri, dei palcoscenici più inclinati che esistano, quindi per la danza è abbastanza complicato, ma il tipo di pubblico è stato attirato con spettacoli di grande nome, no? E, mentre si diceva anche col direttore Galli, quando prima c'erano anche spettacoli di altissima qualità, che però erano di per sé, per loro natura, magari adatti a un pubblico più ristretto, non voglio dire di nicchia, ma insomma, bisognava cercare di fare questo tentativo, quindi si era detto di fare un discorso di fidelizzazione del pubblico, per poi riuscire anche a portare un pubblico ormai appunto convinto delle proposte del Teatro Verdi, anche più tradizionale, a provare a sperimentare anche un altro tipo di teatro, quindi...
E questo era quello che voglio fare sulla danza. Prego. È sempre guardare però, Silvia, alle possibilità che si danno ai giovani, ovvero mi piacerebbe coinvolgere, e mi sto adoperando, sto aspettando, ho fatto un intervento sul direttore del Corpo Riballo dell'Accademia del Teatro alla Scala, ma perché? Perché coinvolgendo i giovani, pensate a tutte le scuole di danza, possano vedere sul palcoscenico quello che loro potrebbero andare a fare in qualche maniera, quindi di impegnarsi a ed essere pronti per fare le selezioni dell'Accademia del Teatro alla Scala. Un anno l'Accademia del Teatro alla Scala, l'anno dopo l'Accademia dell'Opera di Roma, però poi anche lo spettacolo contemporaneo, perché non si può concludere il percorso soltanto con la danza classica, e poi anche seguendo un po' gli indirizzi del direttore, aprire anche al musical, perché il musical manca da tanto, è invece uno spettacolo che è molto seguito e quindi creerebbe e in qualche modo ospitato dal Teatro Verdi, e quindi bisogna fare un altro tipo di lavoro. Questo per forza, lo possiamo, anche se sto cercando di immaginare, ho già avuto qualche incontro, ci siamo scambiati un po' di progetti per un'attività formativa per il musical, però noi dobbiamo pensare di ospitarli sempre, questo perché non abbiamo la forza, non abbiamo i denari, perché il Ministero non ce li dà, di produrre uno spettacolo né di danza né di musical, quindi, però io vorrei ospitare qualcosa che potesse spalancare a chi lo guarda, ai giovani, una possibilità. Guarda cosa fanno quelli che partecipano e vanno all'Accademia del Teatro alla Scala, mi impegno, se quello è la mia vocazione, ecco perché voglio arrivare lì, quindi dargli l'opportunità. Però sempre all'interno delle vostre stagioni, non come realtà esterna, no? Data una sempre, soggetto esterno, questo era secondo me sempre all'interno della era questo. Certo. Ha chiesto la parola consigliera Costa, poi io avrei una provocazione. Sì, sì. Di essere direttori artistici in questo momento, perché il presidente ha detto abbiamo intenzione di programmare il musico. Allora voglio farvi una domanda, meno male l'età è la nostra, lo programmereste La febbre del sabato sera? Posso rispondere? Come volevo fare questa domanda? Io sono stata, che io la riformulo un attimo, sul musical, perché ho visto la stagione, vabbè, la lirica è bellissima, stupenda, cioè niente da dire. Sulla parte della prosa, che prima lei ha chiesto, no? Ditemi se la gente anche vi chiede qualcosa, no? Ecco, io devo dire che a volte mi dico bella, dice, però insomma è un po' impegnativa, no? Cioè ci mancherebbe qualcosina. Io ho visto quest'anno, c'è la programmazione, ho visto Amanti, ho visto La Natra all'Arancio, quindi questi sono già spettacoli più leggeri. Appunto mi chiedevano dal musical o anche a qualche cantante, no? A fin dei conti ci sono dei, insomma, nostre voci, no? Che ci sono. Ci sarà 3 giorni di Baglioni qua al teatro, non mi ricordo le date, ma sono già stati Insomma, ecco. Vabbè, comunque, insomma, ci sono tanti, no, che d'inverno vanno nei teatri, no? Quindi, vabbè, la domanda era questa sul musical, sulla febbre del sabato sera, boh, forse c'è di meglio, nel senso anche sviluppare qualcosa, abbiamo tantissimi bei musical di Garinelli e Giovannini, insomma, senza andare a sciupare il sistema. Ce ne sono tantine, cioè io mi ricordo che mi portavano i miei genitori a vedere, ero giovane, a vedere un po' sta tavola, me lo ricordo insomma a Sistina, che era questo spettacolo stupendo. Va bene anche La febbre del sabato sera, ma insomma secondo me è più difficile da cioè, vabbè, insomma, quindi questa cosa qui. L'altra cosa è se è possibile prevedere anche un prolungamento della stagione, non so, d'estate, sfruttando per esempio il Giardino Scotto, no? Che ha una struttura che secondo me ben si presterebbe a fare degli spettacoli. Grazie. Allora, Presidente. Chiesto la parola al consigliere Ferrante, quindi passerei. Sì, grazie. Ma intanto ringrazio il presidente e il direttore artistico per l'esposizione
che ci consente anche un po' di aggiornarci, diciamo, no, sulle questioni che riguardano il Teatro Verdi. Ovviamente mi congratulo per i risultati raggiunti in questi anni, che sono senza dubbio significativi e testimoniano, diciamo, una qualità della direzione, della produzione importante e riconosciuta a livello ministeriale. Ecco, mi rammarico ovviamente per le ristrettezze diciamo, finanziarie che le scelte di bilancio statale in qualche modo impongono. Spero che si possano presto superare. Certamente è necessario spingere affinché questo avvenga, nella speranza che un piccolo dividendo arrivi anche qui, ma nella certezza che ovunque vada, diciamo, qualsiasi risorsa spesa per la cultura è una risorsa spesa bene, con un moltiplicatore economico, perché chi sa di economia sa che i soldi messi in cultura hanno un moltiplicatore economico importante. Ricordo che l'Italia, per quota del PIL legata alla produzione culturale, è seconda soltanto al Regno Unito in Europa, diciamo, quindi ha una quota di PIL importantissima legata a questi comparti, non soltanto lo spettacolo dal vivo, ovviamente, non soltanto i teatri, ma anche i teatri e lo spettacolo dal vivo. E quindi diciamo, auspico che ci possa essere un aumento degli investimenti e non una riduzione. Sulle questioni che sono state poste sul musical, io l'ultimo musical che ho visto l'ho visto a Londra quest'estate, una bellissima edizione di Mrs. Doubtfire, quindi per me va bene anche La febbre del sabato sera, anche in lingua magari, perché però questo è de gustibus, come si dice, anche Carina e Giovanni mi vanno benissimo, diciamo, certamente certamente però è interessante e soprattutto perché, vabbè, queste sono scelte che fanno i tecnici, diciamo, però nel gusto dello spettatore devo dire che è una cosa interessante e per i ragazzi è... Sì, una città universitaria come la nostra se lo può permettere molto, sì, più di altri. Esattamente, questo, pensavo, sì, questo, pensavo questo. In generale in altre nazioni europee, diciamo, l'uso della lingua, che sia dalla lezione al teatro, allo spettacolo, è molto più diffuso e contribuisce a, in qualche modo, a far crescere una generazione forse anche meno provinciale. chiedo scusa per l'epiteto, ma insomma c'è anche questo. No, volevo chiedere alcune cose riguardo gli aspetti logistici, no? All'epoca in cui ho fatto l'assessore alla cultura, ora non è che volevo citarmi, anche perché c'è poco da citare, ricordo però il dramma dei costi di funzionamento, diciamo, per le singole aperture della sala, legati a investimenti necessari sul fronte, diciamo, della sicurezza sostanzialmente, no? A cui si sopperiva con ingente impiego di personale addetto. Volevo capire se sono stati fatti passi avanti, se sono programmati diciamo, interventi ulteriori, insomma, che tipo di progetti ci sono, perché certamente l'aspetto dei costi. Un'ultimissima cosa, se diciamo, io sono un apprezzo il Teatro Nuovo, diciamo, sono anche io diciamo, non lo ritengo in competizione con questa istituzione, mi sembra che invece contribuisca, diciamo, a completare un'offerta culturale che una città che ha 40.000 studenti serve, anche, diciamo, di programmazione off, fra virgolette, che aiuta. Ecco, mi chiedo se il Teatro Verdi ha mai ragionato nell'ipotesi di diversificazione anche delle sue attività, diciamo, dell'allestimento di altre sale, magari no, di dimensioni più piccole, di altri auditorium, non lo so, insomma, di diciamo, strumentazione, diciamo, logistica che consenta magari di, anche di allestire un cartellone diverso, diciamo, con un altro taglio rispetto a quello del teatro di tradizione, se questa è una, diciamo, fa parte delle ipotesi contemplate sul piano strategico, insomma, intendo dire. Grazie. Grazie. Diamo
Allora io parto Presidente, prima da quella che mi garba di più, capito? Non è girato con due domande. No. Andrea, mi hai detto una cosa che è un sogno, allora non vi posso dire niente, ma un incontro col demanio, vediamo se riusciamo a... che mi ha appena insediato mi hanno chiamato subito, capito? No, questo. Pensavo a quello. Quelle, le signore del demanio, che mi conoscono per un progetto che gli ho portato avanti per l'Ordine di Malta, e allora mi hanno chiamato e vediamo di far questo incontro, perché l'avevo già incontrato sul Teatro Rossi con un gruppo di imprenditori. Il problema è che chiedevano delle garanzie, insomma. Io gli dissi subito: voi questa cosa non la volete fare, perché non è possibile. E allora vediamo, perché è un sogno, questo mi piacerebbe moltissimo. E secondo me la formazione è strettamente legata a questa cosa. Anche la danza avrebbe lo spazio. Ma certo, perché tutte le attività formative potrebbero avere quel luogo e lo potrebbero tenere in piedi anche economicamente. Certo. Io non voglio fare... però i denari servono, dalle attività formative possono... Diciamo che sono uno strumento riconosciuto. Certo, possono uscirci dei denari che ci possono consentire di fare una stagione, di ospitare, di mantenere una struttura. E quello può essere una bella occasione e risolvere un problema, perché questa città non può avere un teatro così bello chiuso. È chiaro che pensarlo ristrutturato è un sogno davvero, non ci si può pensare. Pensate soltanto ad allestire il palcoscenico. La tangibilità della platea è... Ma va! E magari la musealizzazione... Poi piano piano, col tempo, si possono trovare tante, tante possibilità. Perché se si pensa di come voleva il demanio con la sovrintendenza, di pensare di ripristinarla a teatro... Forse loro, gli ho detto, non sapete i costi di allestimento di un palcoscenico, fare una graticcia, ma fare il sipario, no? Il sipario nuovo del Teatro Verdi, meno di 300.000 euro, non se ne ragiona neppure. Queste sono le cifre. Che io voglio lavare una parte di sipario, ci vuole una quarantina di mila euro, Perché poi va rignifugato, insomma c'è tutta una serie di... sono queste le cifre, e questa gente che fa questi progetti, io capisco che faccia altro, però gli ho detto, prima di mettere fuori qualcos'altro, insomma, ragioniamocene per cortesia insieme. E quindi questo sì che mi piacerebbe moltissimo, perché, ma non perché il Teatro Verdi vuol far tutto, ma perché che non deve sostituire il teatro nuovo, un'altra cosa ancora. Vorrei che fosse il frutto dell'attività formativa, che allora poi si ospitano degli spettacoli che diventano formazione per i giovani. Vorrei che fosse questo, perché in realtà poi è giusto che sia fuori dal teatro, fuori dalle dinamiche del teatro e dei contributi pubblici, il teatro nuovo è un'altra cosa, perché hanno un entusiasmo e una vivacità che... Il Teatro Verdi, anche quando sarà vivacissimo, non potrà mai avere, per sua natura, perché è il teatro istituzionale. E così non ci si può fare niente, però serve, l'altro serve, quindi non deve sostituirlo. Quindi ecco che, insomma, mi piacerebbe che... Però invece nella parte tecnica, devo dire, non gli do pochi meriti, il direttore generale lo sa, che invece in realtà sono anche un po' tiranno, di questo me ne dispiaccio anche un po' ogni tanto. Però... Me ne dispiaccio o me ne compiaccio? No, me ne dispiaccio un po'. È che sono un po' tiranno. Però devo dire che a lui si deve i risultati ministeriali, e ve lo dico a voi e che rimanga tra noi, si devono a lui e basta. Perché se le programmazioni, e vedete questi spettacoli in scena, permettetemi di dirlo, e lo dico con cognizione di causa, si devono a lui, ai suoi contatti, alla sua metodologia, si devono a lui, perché in questo lui l'ha sempre fatto ed è bravo. Però anche alla sua fissazione sul risolvere giustamente delle questioni di sicurezza di questo teatro, che non erano mai state risolte, però è merito suo, quindi raccontacelo. No. Si risparmia un sacco di soldi. Sì, quest'anno avremo buon risparmio, diciamo,
finalmente dopo 35 anni, anzi finalmente dall'apertura del teatro, no, però prima non era contemplato. Che il teatro è partito senza aver ristrutturato, non aveva l'agibilità. No, né agibilità né CP. Siamo consapevoli. Né agibilità né certificato di prevenzione incendi. Lo trovo una cosa straordinaria. Era obbligatorio avere una masnada di... Certo, quindi sempre in deroga con la presenza. Allora, questa mattina, proprio questa mattina, parlando con l'ingegner Cerri dell'assessorato ai lavori pubblici, no? Dico bene, ho fatto l'ultima verifica, essendo in fase di costruzione del bilancio di previsione, quando finalmente non vedremo più tutti i vigili del fuoco, perché la squadra 10 più 1, ma ne vedremo 6 più 1. E questo abbiamo proiettato, diciamo, il minor numero intorno a marzo, perché è l'ultimo intervento che rimane per avere il certificato di prevenzione incendi. E inizialmente avevano pensato, correggetemi se sbaglio, di isolare con una parete tagliafuoco la scala, che invece è definita come la scala antincendio, quella esterna, come un'opera d'arte, e avrebbero temuto, qui si temevano le ire dell'architetto, scusatemi, Carmassi. Dico bene. Vorrei definire un'opera d'arte quella scala, Carmassi lo facciamo venire, insomma. No, ti dico quello inquietante, ti dico quello che mi è stato raccontato. Allora, insieme all'ingegner Cerri e alla commissione di vigilanza sono state valutate altre situazioni, insieme al comando provinciale dei vigili del fuoco. Verranno isolate le finestre dell'ordine dei da terra fino al terzo ordine di destra, così in caso di incendio scenderanno automaticamente delle tapparelle. Un sistema complesso, mi limito a dire questo perché il resto proprio non l'ho capito, ecco, diciamo, il resto non l'ho capito. Questo ci permetterà di abbattere veramente il numero della squadra dei vigili del fuoco e di avere un risparmio. Parallelamente, da quest'anno, dal 4 dicembre, con la generale della Traviata, non vedrete più tutto il personale antincendio che era presente, perché la commissione di vigilanza ci aveva imposto 10 persone, noi pagavamo oltre i vigili, ad ogni apertura di sipario, ad ogni alzata di sipario, 572 euro. Abbiamo lavorato sul personale interno, abbiamo convinto il personale di sala a fare il corso per acquisire l'attestato antincendio livello C, rischio alto. Loro sono state contente, così passeremo da una spesa di 572 ad una spesa di 50 euro per serata, perché bisogna corrispondergli 4,50 euro più oneri. Però finalmente siamo arrivati a 6 persone che noi copriamo abbondantemente tra i tecnici, il personale di sala, il personale amministrativo. Questo è stato veramente, diciamo, un grande successo. Siamo riusciti a nominare i preposti dopo tanti anni. Abbiamo la nomina dei preposti, abbiamo la nomina del personale di primo soccorso, sarà fatta la nomina del personale di primo soccorso, e la nomina di tutto il personale antincendio. Questo poi abbiamo messo le protezioni ai palchi. Abbiamo messo le protezioni ai palchi. Abbiamo cambiato le sedie, quindi sì, sono più alte, si può vedere. L'impatto non è malvagio per niente, andatelo a vedere, affacciatevi. Io ieri sera sono stato all'inaugurazione dei concerti dell'Ort a Carrara. Non ti dico questa sbarra a questa altezza qua, tutta... Interna. Era terribile, quindi ho detto: mamma, noi siamo dei signori, ma alla grande. No, da noi con le nuove sedie si vede bene, ecco, non c'è nessun tipo di problema, e poi sono anche piuttosto eleganti, quindi sì, l'impatto anche è molto bello. Quindi gli hanno fatto un po' di guerra al direttore, ma insomma mi sembra che sia portato passi avanti sulla sicurezza. Adesso sono stati fatti veramente. Tra poco avremo un teatro con l'agibilità, che oramai ce l'abbiamo provvisoria, però per averla definitiva manca solamente il certificato di prevenzione antincendi, e finalmente dopo
io parlo dalla riapertura, cioè dall'89, dopo 35 anni il teatro sarà a norma. Non ci sarà più bisogno di fare la CIA, non ci saranno più bisogno di firme in deroga. È sufficiente aprire la porta per far entrare la gente, tutto lì. Ha chiesto la parola. Oh, scusami. Allora io velocemente, perché noi siamo già venuti qui come commissione di controllo, quindi c'è stato già un confronto rispetto ad alcune questioni. Quindi qua diciamo intervengo più da consigliere rispetto che in quella sede. Intanto ringrazio il direttore e il presidente, me ne scuso il presidente se lo metto dopo il direttore, ma per un motivo semplicissimo, perché il direttore in questi anni, anche con la presidenza diciamo antecedente, ha lavorato moltissimo. Questo l'abbiamo sempre riconosciuto, anche nella scorsa consigliatura, quando io non facevo parte, ora presiedo, in quel caso non facevo parte della commissione di controllo, ma svolgevo il ruolo di capogruppo, e quindi con l'allora commissaria che faceva parte di quella commissione, che ne era anche la presidente Picchi, avevamo lavorato proprio su una serie di questioni inerenti al teatro, e abbiamo trovato sempre nel direttore un interlocutore non solo serio, perché immaginiamo che chi fa questo lavoro sia serio, ma anche sempre diciamo pronto ad attivarsi più di quello che spesso si fa quando si svolge la direttore. Quindi lo dico veramente in modo sincero, quando abbiamo avuto necessità di confrontarci anche in modo duro, non col teatro, tranne alcune situazioni, ma diciamo con altre realtà, lo abbiamo fatto, perché poi il ruolo del consigliere comunale è anche questo, insomma. Però riconosco e voglio riconoscerlo diciamo nella continuità, per questo l'ho detto prima. E poi riconosco al presidente, io l'ho detto l'altra volta, lo ripeto, credo che diciamo il presidente Fiorini stia facendo un lavoro molto buono, che abbia ripreso alcune questioni che erano state lasciate un po' lì, non per demeriti, non voglio entrare in giudizi né nulla, però sicuramente sono state riprese alcune questioni che erano, e dico anche alcune questioni, le questioni che in particolare ci avevano interessato nel passaggio verso maggio, aprile, roba del genere, almeno tre questioni, uno vabbè relativa a una programmazione, ma in particolare due, quella del personale e quella del magazzino. Da quello che abbiamo ascoltato, dall'interlocuzione anche con i sindacati, lo dico anche in modo diretto perché credo sia assolutamente necessario, e con i soggetti, con gli operatori, mi pare che ci sia assolutamente un cambio e un interessamento che, devo dire, ripeto, il direttore ha sempre avuto, bene che ci sia anche un presidente che diciamo su questo lo sostenga e dia forza. Questo è un teatro diciamo bellissimo quanto complicato, perché diciamo, fa parte di una città che ha un'aspirazione culturale altissima, non sempre diciamo corrisposta dall'offerta culturale, e questo lo dico in autocritica nostra, però credo che invece il Teatro Verdi rappresenti, diciamo, abbia rappresentato e possa rappresentare anche con queste proposte anche di apertura un altro passo. Oggi i teatri vivono, dal Covid ancora di più, ma insomma vivono una difficoltà enorme, economica, ma non solo, perché sempre di più le nuove generazioni purtroppo partecipano meno rispetto a quello che potrebbero e dovrebbero partecipare. Quindi bene che ci siano anche attività di avvicinamento, il volontariato è un esempio. Paradossalmente nel volontariato partecipano più i giovani, è bene che quindi ci sia anche questo rapporto tra le due realtà. Sarebbe bello vedere un teatro che negli anni sempre di più riesce anche a entrare in questa città un po' complicata, in alcuni suoi centri complicati, non solo territoriali, perché ovviamente questo no, ma
in alcune sue rassegne, anche diciamo in modo propositivo, cioè uscendo anche, facendo entrare i cittadini qua e uscendo. Non è una cosa semplice, perché diciamo, però credo che diciamo un po' di questioni che sono state poste e il lavoro come è stato impostato mi pare assolutamente positivo. Anch'io, come il collega consigliere Andrea Ferrante, mi rammarico ovviamente delle diminuzioni che poi sono, diciamo, nel tempo sono sempre costanti, purtroppo, rispetto, no, ai soldi per i fondi per la cultura, che sia il teatro, che sia la cinematografia, che sia molto alto, perché poi ovviamente questo, diciamo, senza dubbio purtroppo, diciamo, fa parte un po' di una crisi, un po' forse anche di una malconoscenza di cosa c'è in questi luoghi. Ecco, l'ultima cosa, sempre riguardo, diciamo, ai lavori, che è bene che ci sia anche un, come dire, un interessamento rispetto sia alla necessità di far vivere le sale di questo teatro il più possibile, anche e soprattutto la necessità di rendere sicuro un teatro, di renderlo diciamo non, che bisogna chiamare il triplo, il doppio, il quarto, non so quanti, ma di vigile del fuoco per aprirlo, perché è evidente che 11 quindi diventa una cosa oggettivamente onerosa sotto l'aspetto economico, sicuro. 1.256 euro cioè si parte da un meno 1.256. Cioè, quindi quindi cioè, e poi diventa complicato, meglio questi soldi spenderli per progetti sulla formazione e per dare anche, no? Cioè provare noi a costruire bene, ecco, chiudo sulla questione relativa al magazzino. Bene da quello che, diciamo, ci siamo detti l'altra volta, poi mi sono allontanato un pochino, non so se è stato ritrattato, ma insomma bene che ci sia stato e ci sia in queste settimane, mesi, giorni, non so, insomma comunque un lavoro per provare a risolverlo del tutto, allargandolo e quindi garantendo anche una piccola nostra produzione, perché è bello che il teatro, diciamo, produca qualcosa, non solo che sia un luogo dove si ospita. È bello che magari da Pisa possa in qualche modo uscire anche una produzione sua, costumi, altro, poi costumi non devo dire, cioè, uno dei massimi esperti, quindi diciamo che non c'è bisogno di parlare di questo, però è evidente che lo caratterizza. E l'impegno che c'è stato, diciamo, negli anni su questo teatro è stato importante. Qui c'è, cioè, Andrea ha fatto il Ferrante, l'assessore alla cultura, e ovviamente il tema del teatro è stato un tema anche in quegli anni e gli anni successivi complicato, però credo che, diciamo, negli anni ci sia stato un lavoro costante e credo anche che fortunatamente nella scelta dell'ultimo presidente, diciamo, ci si sia ravveduti rispetto ad alcune, come dire, indirizzi che parevano in addirittura d'arrivo, e che non lo nascondo perché sono stato il primo a denunciare questa cosa pubblicamente, quindi non è che devo dire nulla, insieme ovviamente come PD l'abbiamo fatto, quindi insieme alla vicepresidente Pagnini, alla consigliera Pagnini, in quel caso parlavamo da consiglieri, la scelta di un presidente doveva essere una scelta, come dire, professionale, oculata e di prospettiva, che in quel momento invece ci sembrava altro, quindi bene che sia stata fatta questa, perché forse aiuta molto di più a riprendere alcune cose lasciate un po' da parte in questi anni, che ci auguriamo invece con questo lavoro si possano portare avanti. Io mi rammarico, però dovrei dire una cosa, perché alle 17 quest'aula la dobbiamo lasciare libera, perché abbiamo i bambini che arrivano per i corsi, diciamo, che abbiamo appena lanciato, e noi incominciamo di là. Io so che il presidente vorrebbe continuare a parlare anziché venire di là con me, perciò no, perché, sono io che perché cominciamo a selezionare le,
le persone che hanno mandato la loro candidatura a direttore artistico, quindi allora no, direttore ora questo si potrebbe fare una prova del tutù, si potrebbe partire da lì, capito? Allora, no, prego. Ci sono interventi veloci, sì, allora andiamo. Quindi, va bene, io sono Angelo Ciavardella, consigliere comunale, poi col consigliere Ferrante siamo anche nella prima commissione, quindi siamo certi che per quanto riguarda i lavori pubblici il Comune farà la propria parte. L'ingegner Cerri giustamente si sente spesso col direttore generale. Per la sostituzione, sì, delle tubazioni che sono, sì, state, sì, un lavoro. A parte i ringraziamenti della presentazione, poi io ho apprezzato molto l'ambizione del Presidente. Quindi il mio intervento deve essere di stimolo, perché Pisa, secondo me, può anche ambire a diventare qualcosa di più. Cioè, noi sentiamo parlare di formazione, produzione, quindi a me è piaciuto molto il suo intervento, dove riattivare le maestranze nella produzione dei falegnami, elettricisti. Quindi, perché no, magari in qualche anno, in qualche quinquennio, possiamo assumere un ruolo di capofila anche in un settore che non è proprio quello dello... No, ma noi speriamo di... No, noi speriamo di sì. Poi, se non ha tanto tempo, ancora meglio, perché andremo più di fretta, quindi... mi spiace per il direttore generale che subirà le pressioni, però grazie e complimenti. Sono semplicemente un'uditrice di Alleanza Verdi Sinistra, volevo fare i complimenti per questa, grazie, prospettiva che ci ha dato delle prossime attività del teatro. Ci eravamo già viste all'incontro con le guide turistiche, ah, perché sì, io farei anche, sì, la guida, perché, turistica. E c'era questa cosa, questa, infatti, che molto bella, sì, non è stata detta, ma che per me è molto positiva, e che non so, poi finalmente ci sarà un altro incontro, sì, 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 con, sì, le guide per aprire il teatro alle, sì, visite. E mi ha fatto anche molto piacere sapere che c'è una prospettiva per il Teatro Rossi, perché nel caso in cui, no, ci fossero, vediamo, la possibilità delle visite, alla fine uno potrebbe anche, si vedremo, insomma... È uno splendore assoluto. Uno potrebbe anche combinare le due cose e fare visitare entrambe le cose. E poi, secondo me, un altro modo in cui potrebbero essere coinvolte, dato che sono persone abituate a parlare in pubblico, insomma, secondo me alcuni potrebbero essere anche coinvolti nel fare le visite guidate all'interno del teatro, proprio come se fossero negli spettacoli, qualcosa di teatralizzato. Mi è venuto in mente a vedere le ceramiche della San Zeno, perché facevamo delle cose, facevo la Ruschi, e quindi mi è venuto in mente questa cosa. Questi sono, devo dire, esempi strepitosi. Sì, infatti non ho, tutte insieme così non l'avevo mai visto. E quindi, ecco, speriamo di riuscire appunto di portare avanti tutte queste cose, e soprattutto anche questa cosa, perché secondo me è un modo per avvicinare anche le persone a frequentare il teatro, perché a volte è semplicemente una questione di abitudine, no? Di dire guardo cosa c'è nel programma, e quindi è un modo per avvicinare. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Passo io. Allora direi che andiamo verso le conclusioni, e anch'io mi ero appuntata prima di voler, ho apprezzato molto il tema dell'attenzione ai mestieri, alle maestranze, a ripercorrere questa attività. Sicuramente è un percorso di grandissimo interesse, quindi mi piace, anche di prospettive, e poi andrà valutato, andrà compreso se al solito tutto può rientrare anche a livello economico, pro futuro, se può esserci un'idea di reinternalizzazione di determinate, no, attività, ovvero se comunque si fa un'attività di formazione per invece poi comunque lasciare una professionalità da poi poter applicare all'esterno e in altre attività, ma di per sé il recupero di questi mestieri importanti, di queste attività, è sicuramente un valore. Quindi mi interessavano molto i progetti condivisi, ora non è questo ormai il momento, ci possiamo comunque riaggiornare, perché mi pare che le direzioni siano molte. Sarebbe interessante anche, io credo,
ampliare ancora il legame con le scuole, ma di questo poi magari ne riparliamo. C'era un percorso antico con un, vabbè, adesso forse lo approfondiremo in un altro momento. Per le scuole magari di ordine anche più grandi, no? È giusto e correttissimo il progetto fatto, bellissimo secondo me l'idea del lavoro con i bambini e le bambine sulla lirica è sicuramente fondamentale, perché no, è in quella fase che si comincia a far crescere, poi ci possono essere magari altre idee, no? Anche rispetto ai giovani che non sono così lontani dal teatro, no? Magari vedono delle distanze, ma si tratta di lavorare insieme. Ecco, io credo che la riflessione non abbiamo toccato, perché ho visto che il Presidente in più occasioni ha voluto dire la grande attenzione per la formazione, il desiderio di trovare gli spazi, quindi questo tema non lo vado a toccare per non rovinare il bel clima che si è creato oggi. So che c'è attenzione, purtroppo questo al momento risulta un po' un vulnus, quello della mancanza fisica di dover allontanare dalla sede. No, va bene, ma vedo la buona volontà. Ho incontrato tutti, il mio pensiero è la mia progettualità più ampia, molto. Non si risolve. Quindi è una prospettiva, certo, non si risolve a più lunga durata. Che è questa sala da destinare ai giovani della formazione del fare teatro, è un'attività bellissima perché da tantissimi anni in questo teatro che nessuno ha intenzione, questo deve essere chiarissimo, nessuno ha intenzione di chiuderla, assolutamente, sarebbe una stupidaggine assoluta. Va vissuta in maniera differente, non come la sola attività, ma come una delle tante attività, perché questo teatro deve fare per tutti, non soltanto per quelli che vogliono. Penso che deve essere attenta anche alle bambine o ai bambini che vogliono fare la danza, e faremo, non ve lo posso dire perché lo sto costruendo con le scuole all'incontro. Mercoledì vorrei fare un'attività formativa e una masterclass per selezionare dei ragazzi e delle ragazze che possano essere disponibili per il teatro, in una sorta di compagnia del teatro, che chiaramente non gli può garantire uno stipendio, ma una disponibilità e delle figure che possono essere a disposizione ogni qualvolta il teatro abbia bisogno per le opere liriche, non soltanto, perché questa sala non potrebbe essere l'occasione per farli esibire più volte. Quando mi dicono che io ho tolto questa sala per fare reddito del teatro, io sono anche, non lo posso dire con l'amministrazione perché mi mangiano, però io sono anche per darla anche gratuitamente a queste realtà, no? Quando mi arriva un giovane e mi dice io vorrei, ho costituito un'orchestra di giovani, ho costituito un gruppo, ma perché non gli do l'opportunità di uno spazio a teatro? Perché li devo mettere subito? Allora lì il teatro deve trovare qualche denaro da qualche parte per aiutarli, per dargli un'opportunità, perché non si danno opportunità ai ragazzi, non si danno più a nessuno quasi in questo mondo le opportunità, nel mondo del teatro, no? Si deve essere già bravi e avere già i titoli. Sconvolgente, no? Sì, magari ora dobbiamo scappare, giustamente il direttore ci richiama, sì. Però ecco, l'idea è di immaginare un percorso condiviso con tempi, anche con le altre realtà presenti, per riuscire magari parla, sì. Di questa cosa anche sì. Con tutti voi, con grandissimo piacere, anche qui se volete tornare, io sono contento. Benissimo. Se le riunioni del teatro si fanno qua, io vi ospito molto volentieri, vengo volentieri anche dopo. Però se venite a teatro sono più contenta. Benissimo. Grazie. E allora ci rimane altro che poi sperare, augurarci che non ci siano questi fatidici tagli e non perlomeno vengano ripristinati, almeno in parte. E niente, ringraziamo ancora tutti voi. E dobbiamo necessariamente lasciare spazio a chi deve venire in questa sala. Comunque, intanto dobbiamo venire. 17. Alle ore 17 la commissione si chiude. Adesso non siamo pessimisti, intanto dobbiamo aumentare.